Vediamo se faremo la fine dell'Argentina. C'è questo rischio, è il terrore di tanti risparmiatori italiani. Riprendo, così mi allaccio subito, se facciamo il rischio dell'Argentina, a quello che menzionava prima il direttore Tassinari sul sistema bancario italiano, a prescindere dalle solite beghe che conosciamo tutti. Non c'è in Italia destra, sinistra o Lega che propongono la nazionalizzazione del sistema bancario. Anzi, tutte le tre parti hanno fatto l'inverosimile negli anni passati per consentire questi fenomenali accorpamenti che hanno causato fagocitazioni di istituti di credito che una volta erano territoriali, pensiamo alle casse di risparmio e alle banche popolari che una volta caratterizzavano il nostro territorio e derogavano sul nostro territorio. Una volta eravate una persona con un volto e un'attività, adesso siete diventati un codice a barre con un numero di conto che viene gestito a Bologna, Torino o Milano. Questo ha comportato che cosa? Un potere straordinario a due gruppi bancari che oggi detengono più del 60% dell'offerta bancaria. Io sono stato invitato in una piccola trasmissione nello stato dell'Illinois che aveva una serata, una piccola emittente televisiva che aveva grosso modo un tema similare a questo, anziché la resa dei conti era la festa è finita, the party is over. E sapete cosa hanno gli americani rispetto a noi italiani, oltre a tantissime altre problematiche? Che loro all'interno di questi contesti non danno spazio alla politica, danno spazio ai tecnici. Cioè magari qui abbiamo sette interlocutori, presumo di essere l'unico tecnico, tranne il dottor Tassinari che è giornalista, gli altri sono esponenti politici. Allora, come mai al momento non c'è? E chiediamolo, lo chiedo qui, visto che abbiamo rappresentanti della sinistra, della destra, della Lega, non c'è al vostro interno una corrente che si fa portavoce di questa fenomenale trasformazione? Perché io se vado a vedere sul pianeta Terra qual è l'unico paese o macro area che al momento non sta vivendo recessione, ha avuto una straordinaria trasformazione economica, ha prestato denaro al Fondo Monetario Internazionale trasformando decisamente il proprio outlook avuto nel passato, è il Brasile. E uno si potrebbe chiedere, il Brasile è un paese pidocchioso sudamericano, una volta era così, adesso grazie a Lula che ha imposto la nazionalizzazione del sistema bancario, ha messo le banche a servizio dell'economia. Le banche più sicure al mondo sono le banche brasiliane, perché hanno un coefficiente di riserva del 50%, vale a dire io oggi deposito 100.000 euro, la banca domani presta per 50.000, scusate, per 200.000. Se faccio la stessa cosa con una realtà italiana, europea o statunitense, vado a leve che vanno al 90%, o 98%. Cosa significa questo? Che noi non dobbiamo fare altro che metterci a copiare, non bisogna eleggere nessuno, non bisogna andare a cercare nessuna farsa politica, basta andare in giro per il mondo e rendersi conto di chi sta funzionando, a replicare fedelmente il modello di sviluppo, il sistema economico o le forme di protezionismo o nazionalismo. Quello che ha fatto Lula è stato recentemente copiato anche dalla Polonia. Che fatalità, è l'unico paese in Unione Europea che non ha recessione, con PIL che è il più 0,2% nel 2009. E che cosa ha fatto la Polonia grazie a questa fenomenale trasformazione? Ha assorbito tutti gli ordinativi industriali che prima si erano migrati in Irlanda. Di fatto adesso l'Irlanda è diventato con un outlook economico similare a quello del Regno Unito. E la Polonia ha quattro grandi banche di Stato che erogano prestito a piccole e medie imprese in base a quello che decide il Ministero dell'Economia. Ma è possibile che noi qui abbiamo in Italia un Giulio Tremonti che dice dannazione, io mi ero inventato i Tremonti Bond, però le banche non le vogliono. Le banche non vogliono i Tremonti Bond perché quando si rendono conto di che cosa significa accettare questo trade union con lo Stato, perderebbero la governance che hanno e si sono inventati quelle forme straordinarie di ricapitalizzazione con processi di erogazione sulle comunità finanziarie con obbligazioni a tasso notevolmente ridotto. Quindi la soluzione per uscire in questo momento qui c'è. La prima è iniziare a difendere con una cattiveria inaudita tutti i distretti industriali italiani, io ho avuto modo di intervistarne tre che sono
tipici della mia area, che sono l'orafo e il settore della concia, che sono distretti, che sono finiti, morti. Arzignano. Assieme a quello di Santa Croce sull'Arno, sul Pisa, il famoso distretto del cuoio italiano. Ricordiamo un'area imprenditoriale, su cui gravitavano l'80% delle forniture di cuoio, cioè divani, abbigliamento, automobilismo per i sedili e così via. 8 su 10 utilizzavano pelle di Santa Croce sull'Arno. Adesso si è invertito esattamente tutto, perché qualcuno ha capito che si può andare a comprare la pelle senza andare poi nello specifico della qualità e delle lavorazioni che hanno quei tipi di pellame in Cina. Quindi la difesa dei distretti industriali, con anche l'introduzione di dazi doganali. Provate a voi importare beni che non sono prodotti in Brasile. Avete dal 160 al 230%. E perché? Perché Lula ha fatto un ragionamento che nessuno qui dentro penso può andare a contestare. Tu, se vuoi vendere in Brasile, devi creare posti di occupazione. Puoi scordarti l'idea di venire qua, come hanno fatto per esempio tanti italiani che hanno chiuso, qui potremmo fare i nomi di grandi gruppi industriali italiani che hanno chiuso lo stabilimento a Treviso, Belluno, Vicenza e così via, l'hanno riaperto fuori e rimportano l'output produttivo qui dentro. Chi è che ci guadagna? Il paese? No. La popolazione che in questo momento qua subisce la delocalizzazione? Direi proprio di no. Ci guadagna esclusivamente la grande corporation. Ultimo punto, che è inevitabile perché deve essere accoppiato, la riprendersi il controllo dell'apparato bancario. Le banche sono un'infrastruttura per un paese e non possono essere in questo momento qua un soggetto privato che decide la vita o la morte della piccola e media impresa, perché il grande gruppo industriale ha l'amico consigliere di amministrazione che ha all'interno e gli consente di avere erogazioni o fidi Castelletti che fa di favore. Purtroppo la piccola e media impresa questo tipo di agevolazione non ce l'ha. E nessuno può rimedio. Cazzo, aspettando un nuovo 1929 scritto nel 2007, prima della buriana che ha devastato l'economia del globo. Ma lei